Gli ultimi metri di una corsa che sono sempre i più difficili, la voglia però di dimostrare che fino all'ultimo metro non bisogna mollare. Oggi il penultimo gradino di questo... Campionato, in cima alla scalinata ci sono i playoff già conquistati dal Benevento, che insegue però al secondo posto dopo lo scontro diretto perso con l'Avellino. Da raggiungere per il Latina, a cui servono altri sforzi. La cornice è quella del Ciro Virgorito In palio ci sono tre punti e anche tante consapevolezze da trovare in vista della post-season. Parte fortissimo il Latina con la prima occasione costruita sull'asse Dorazio Paganini, nonostante l'emergenza. La squadra di Fontana mette in scena un ottimo primo tempo. Qui invece arriva la risposta del Benevento con Lanini che fallisce e Masciangelo che poi si fa ribattere la conclusione. Altra chance poi per il Latina, questa volta il colpo di testa di Marino sull'assist di Dorazio che finisce alto dopo una deviazione. Nel Razzurri che giocano un'ottima prima frazione, nonostante quello che poi dirà il risultato finale, perché la squadra di Fontana interpreta bene per una sessantina di minuti poi. Ci sarà modo nel finale invece per il Benevento di affondare. Qui un'altra chance costruita sempre dai nerazzurri. E qui invece l'occasione più grossa del primo tempo. Una perla di Eric Lanini che la mette nel 7 direttamente su punizione. Il settimo gol del suo campionato è un sigillo bellissimo rientrato dopo l'infortunio a segno così. Davvero meraviglioso da vedere e rivedere lì dove guadagno non può arrivare. E l'esultanza poi a dire calma perché qua ci penso io. Il benevento si distende dopo il gol del vantaggio e dalla mezz'ora in poi riesce a comandare anche di più il gioco resistendo agli attacchi del Latina e proponendosi come in questo caso con il colpo di testa. Nell'altra area ci riprova la squadra nera azzurra sempre in spaccata, sempre Marino e però mette alto. Il secondo tempo invece è molto più a marca Sannita con le iniziative, soprattutto in contropiede all'inizio, in questo caso Lanini per Ferrante, non trovato. Il Latina però sfiora il gol del pari in questa occasione con Dorazio che sposta, calcia col destro, deviazione, palla sul fondo. È il 76esimo quando però cambia definitivamente il match. Suggerimento di Masciangelo in contropiede per Don Bolsius che è entrato dalla panchina e segna il suo terzo gol in questo campionato. Il secondo da subentrante, una rete importantissima per il giocatore in maglia 98. Olandese, lo rivediamo qui, l'inserimento con i tempi perfetti, poi uno sguardo alla porta e il pallone sotto le gambe di Guadagno davvero bello, pregevole questa rete in contropiede, poco dopo e arriva la mazzata finale Camillo Ciano entra dalla panchina, l'assista, il primo pallone toccato, la testa è quella del Tigre Ferrante Torna a segnare anche lui, quinto gol nel suo campionato e soprattutto 3-0 in poco più di un minuto per il Benevento che mette più che in discesa la sua partita. Per il Tigre Ferrante un gol ritrovato, mancava dal 27 di novembre. Ci prova comunque nel finale il Latina con la forza dell'orgoglio, fallo in attacco qui su Paleari e poi... Il finale di nuovo a Marca Sannita. Qui sbaglia un gol facilissimo. Simonetti con Starita che si arrabbia perché avrebbe voluto quel pallone per confezionare il 4-0. Anche lui è entrato alla panchina. Poi Camillo Ciano ci prova direttamente da calcio d'angolo. Prima col mancino, di nuovo col mancino. Questa volta la palla si perde sull'esterno della rete. Ma è lo stesso Camillo Ciano a prendersi la scena nei minuti finali si conquista il calcio di rigore. Dopo aver rubato il pallone per il fallo di Vona, va lui sul dischetto. Il numero 10. Conclude così, segna il quinto gol del suo campionato, soprattutto alla rete del 4-0, poker per il Benevento, come ha detto Latina punito ben oltre le sue colpe, risultato rotondo, ma comunque una vittoria meritata per la squadra di Auteri che si ricarica dopo quattro partite senza successi in vista dei playoff, una vittoria importantissima, l'aggancio all'Avellino al secondo posto, rimane terza ovviamente per gli scontri diretti persi per il Latina, tutto da decidere negli ultimi 90 minuti.